Bene, allora, grazie mille, grazie ai ragazzi di Craft Software, grazie Mica che mi ha invitato. Volevo chiedervi una cortesia, siccome a me piace cercare di migliorare le mie presentazioni, ho preparato un modulo di Google qui. Se ci saranno delle cose interessanti e che vi piaceranno, vi prego di scriverle. Le molte cose che non vi piaceranno potete scrivere anche quello, poi alla fine vi riproietto il QR code in modo tale che potete darmi un feedback. Questo è un grosso regalo che vi chiedo. Allora, happiness, ma allora, passiamo a Craft Software. Siamo a Milano, che è la patria del business di Arepa, ma noi la dell'happiness lo facciamo un po'. In teoria dovrebbe un po' importarci, teoricamente potremmo calcolare un ROI, un ritorno dell'investimento per un'azienda perché i suoi dipendenti siano più felici. Quali sono i punti che ci danno questo ROI? Allora, se il dipendente è più felice, ovviamente c'è un aumento della produttività, banalmente c'è, alcuni studi dicono, un aumento della salute, quindi meno assenze sul lavoro, meno turnover, cioè, quindi anche questo è un grosso vantaggio per l'azienda. E poi una cosa che magari è un po' più sottile, ma è forse quasi quella più importante, che la felicità e il benessere di chi lavora in un'azienda e di un'azienda si trasmettono un po' per osmosi ai clienti dell'azienda. Cioè io ho lavorato spesso con dei partner, andavo dal cliente, con questo partner facevo un lavoro con un altro, e questi erano sempre incavolati con delle issue, cioè, sempre incavolati, e si lamentavano col cliente, si lamentavano col manager, si lamentavano con tutto. Guarda caso questa azienda, io penso che abbia chiuso anche perché la mancanza di felicità e di benessere delle persone si è trasmessa ai rapporti con i clienti, e i rapporti con i clienti si sono inevitabilmente corrotti. C'è un ritorno dell'investimento per le aziende investendo nel benessere dei clienti. Poi, cioè, sarebbe bello un mondo ideale in cui l'obiettivo dell'azienda e il desiderio del dipendente andassero a coincidere. Quello che l'azienda vuole e quello che l'azienda mi promette sono quello che io veramente desidero fare, sono quello che io voglio avere. Allora, vediamo un attimo happiness. Che cosa significa happiness sul lavoro? Ci sono diverse impostazioni, io ne so qua ne presento tre. La prima viene da questo libro di Tony Sheck, che è il CEO di Zappos. Lui non è uno psicologo, è solo un divulgatore, un imprenditore, però ha raccolto degli studi di psicologi, di comportamentalisti, e questi studiosi hanno identificato quattro fattori chiave per il benessere dei dipendenti, delle persone che lavorano in un'azienda. Ho messo in giallo quelle chiavi che ci spingono a fare qualcosa, e in azzurro quei fattori che in realtà la cui mancanza ci blocca nell'essere felici, nel fare bene il nostro lavoro. Allora, innanzitutto ci deve essere uno scopo ben chiaro, ben preciso e che mi coinvolga. Poi il mio lavoro deve essere riconosciuto socialmente. Devo avere la percezione come dipendente di avere il controllo della situazione. Se mi piombano continuamente lavori addosso e non pensano continuamente di affogare, richieste, telefonate, mail, non ho più il controllo della situazione, ovviamente sono in una situazione di disagio. Poi ovviamente un altro punto è che faccio qualcosa, vorrei vedere l'esito di quello che faccio, il progresso del mio lavoro. E questo è il primo framework. C'è un altro, questo libro Drive di Daniel Pink, anche qui Daniel Pink non è uno psicologo ma un divulgatore, raccoglie degli altri studi psicologici e identifica tre punti per avere un ambiente, una situazione di felicità. Anche qui scopo, come avevo messo nel framework precedente, senso di maestria. La gente lavora bene perché vuole dimostrare a se stessa di essere craftsman. Qui siamo qui in un'unità software. Chi ce lo fa fare venire qua
dopo il lavoro, non pagati, a sentire gente che parla di questioni di lavoro. Lo facciamo perché, personalmente, voglio migliorare, voglio essere un professionista migliore, più bravo, un maestro nella mia professione. E poi, se si lavora in un regime assolutamente in cui non c'è autonomia, è ovvio che questo è un impedimento per il mio stato di benessere. C'è poi un terzo framework che volevo presentare, questo non è più proprio legato alla felicità in quanto tale, in quanto alla personalità in un senso più generale. Eric Berne in questo caso in realtà è uno dei più grandi psicologi del Novecento, è diventato codificato sei punti chiave che sono la fame che ogni persona ha. Poi abbiamo bisogno di stimoli, il fatto che noi questo affare qua ci incatena, perché continua a darci degli stimoli continui. C'è la lucina che si accende, vibra, suona, appare la mail. Il fatto che la persona abbia bisogno di stimoli è una delle sue fami, delle sue forme di desiderio più forte. Infatti i carcerati che vengono messi nella zona di isolamento temono moltissimo questo tipo di punizione, perché sono privati degli stimoli. Riconoscimento sociale, come negli altri primi che abbiamo visto. Contatto, proprio qui Ber parla di contatto fisico, però ovviamente nelle nostre società il contatto fisico che ha come paradigma il contatto tra madre e figlio travestito dalle cose, dall'ambiente culturale, cioè se io vengo da te ti abbraccio tu dici ma tu sei pazzo, se io invece vengo da te ti dico senti ma hai visto che bella giornata oggi, sì c'è il sole, in realtà questa è una forma di contatto anche questo, che però è sublimata e non è più il contatto fisico che è tra virgolette tabù nelle nostre società, ma è un contatto che è mimato. Io quando penso al contatto penso sempre al metodo di Angeli, al per i programmi. Secondo me il per i programmi è un metodo di contatto mimato, sublimato tra le persone e tra i programmatori. Quindi, e per questo dopo vediamo che è anche un punto un po' controverso, perché il contatto può anche dare fastidio. Passione, allora, Bern qui parla proprio di sesso, però siccome non possiamo parlare di sesso, diciamo passione, ma passione può essere anche la sublimazione dello scopo, del desiderio, un obiettivo. Necessità di strutturare il tempo. Bern dice, le persone hanno terrore del tempo vuoto, perché il tempo vuoto gli ricorda la morte. E noi allora dobbiamo strutturare il tempo, dobbiamo avere dei riti, c'è lo stand-up meeting, ci sono gli sprint, c'è un tempo ricorrente, addirittura la tecnica del pomodoro arriva a strutturare il 25 minuti. È proprio una necessità di riempire in modo strutturato il nostro tempo. Incidente, aneddoti, abbiamo bisogno di storie, di piccole storielline che ci danno un senso di quello che succede. Questo è un po' il framework che propone Bern, che descrive le necessità delle persone. Quindi confrontiamo un po' le tre prospettive, vediamo che sono abbastanza allineate su alcuni punti: purpose, passion, riconoscimento sociale, che potrebbe essere un aspetto della mastery, strutturazione del tempo, insomma tre modi di vedere le cose. Noi ci concentreremo più che altro sulla prima, quella di Tony Shepard, un po' più facile da descrivere. Okay. Però prima di concentrarsi su quel tipo di framework volevo fare due parole sulla mastery, che è un discorso che a me prende molto, infatti a me piace moltissimo il fatto del software crowd machine, questi meetup mi organizzo anch'io, perché mi piace essere una persona che si migliora continuamente sul lavoro. Allora, da un lato ci può essere un lato oscuro della craftsmanship, cioè se tu ti interessi solamente la tecnologia, la craftsmanship per la craftsmanship, sì, è vero, è possibile il lato oscuro, ma a me piace più pensare a una visione, chiamiamola Zen, ho messo tre libri molto belli su Zen, come la craftsmanship come un percorso verso l'eccellenza. Un percorso che è fatto da tre punti. Prima di tutto
è indispensabile avere la fiducia assoluta di poter diventare un maestro con quello che facciamo. Cioè, questo è il 101 storia Zen, c'è una bellissima storiella che dice che un samurai, prima di una battaglia molto difficile, ha un esercito estremamente potente, estremamente forte, di grandissimi combattenti, però questa prossima battaglia è molto impegnativa perché loro saranno in inferiorità di numero. Il suo vice, se la prima la battaglia, lo avvicina, dice: "Samurai, qua siamo messi male, generale, cosa facciamo? Se noi siamo forti, ma questi sono molti di più." Allora il samurai si mette in meditazione, passa un'ora, a un certo punto chiama tutti i suoi soldati, dice: sono entrato in contatto con gli spiriti degli antenati. Gli spiriti degli antenati mi hanno detto. Allora, lancia una moneta. Se verrà testa, allora sbaraglierete assolutamente gli avversari e non ci sarà scampo. Se verrà croce, è il vostro destino, dovete affrontarlo con coraggio, con serenità. Fate quello che dovete fare. Allora, il samurai lancia la moneta, arriva a testa. Grande giubilo da parte dei combattenti. Il giorno dopo vanno in battaglia, sbaragliano il nemico nella maniera più assoluta. E alla fine della battaglia il vice del samurai va dal samurai e dice: "Dobbiamo fare un grosso ringraziamento agli antenati, porca miseria. Qui io li sentivamo tutti, erano con noi quando combattevamo, ci davano una forza incredibile. Dobbiamo fare veramente un rito di ringraziamento." Il samurai dice: "Trae la moneta, la appoggi al vice, il vice la guarda e c'è la testa da tutte le parti." Cioè, questo è un trucco che il samurai ha creato per dire: tu devi credere fortemente nel tuo successo, devi credere fortemente in quello che fai. Quindi il primo punto per diventare un maestro è sicuramente avere la fiducia di poter riuscire. Poi, non neghiamocelo, il lavoro duro è il lavoro duro, cioè bisogna lavorare, studiare, capire, leggere la documentazione, fare esercizi con i peer, lavoro. Però poi dopo c'è un terzo che è quasi paradossale, devi capire che la perfezione non verrà mai raggiunta. E proprio perché non verrà mai raggiunta che tu devi continuare a lavorare e cercare di raggiungerla. La perfezione nella maestria è un asintoto a cui si deve sempre tutti. Allora, vediamo un attimo scopo. Il scopo è assolutamente essere parte di qualcosa di più grande di noi stessi e attenzione, lo scopo però deve essere un qualcosa che ci tocca. Spesso vado alle convention della società e dice: dobbiamo aumentare del 15% il fatturato. Sì, capito, io non sono un azionista, a me cosa me ne frega di aumentare il 15%. Dobbiamo dare uno scopo che sia un qualcosa di importante per la persona. Allora, scopo, magari... Diciamo che i soldi scopo. Fanno anche una classica. Però spegniamo la telecamera. Ho chiesto un obiettivo principale, perché non vorrei. Però ci sono degli studi che dicono che, ad esempio, questo è uno studio della Federal Reserve di Boston, che addirittura ha fatto uno studio incrociato sia negli Stati Uniti sia in India. Cosa hanno fatto? Hanno dato dei giochi, dei puzzle creativi da fare a un gruppo di persone e li hanno divisi in due gruppi. Ad un gruppo avevano dato un incentivo economico per risolvere i puzzle, ad un altro gruppo nessun incentivo economico. E si è visto che, paradossalmente, anzi, all'aumentare dell'incentivo economico il risultato andava a decrescere. Perché questo? Sono diversi motivi di questa interpretazione. Primo è, quando io do un incentivo economico, soprattutto quando è sproporzionato, ci vuole una base di sicurezza economica, cioè non posso andare a lavorare per 2 cipolle, ho bisogno di soldi per avere una certezza e una sicurezza. Ma oltre un certo limite non si fa altro che aumentare la pressione. Quindi per i lavori creativi, perché vabbè, se io devo stampare rondelline, se lavoro a cottimo magari produco di più. Se devo fare un lavoro creativo, devo risolvere i problemi in modo diverso dal solito, è ovvio che se mi concentro non sul lavoro, ma sul denaro, sul risultato, sulla performance,
restringo il mio punto di vista e magari non riesco a produrre quelle soluzioni innovative che in altri modo potrebbero. E poi ho un pensiero di corta gittata, cioè voglio subito risolvere come quei manager che arrivano, hanno il bonus annuale, licenziano tutti piuttosto che fanno dei grossi risparmi il primo anno, prendono il bonus, se ne vanno con la notte, sì, ho capito, però l'azienda già l'anno dopo cosa fa? Pensano in termini di short term. E un altro problema è l'effetto Tom Sawyer. Tom Sawyer nel romanzo Tom Sawyer c'è una storia in cui Tom viene a Tom viene dato il compito di imbiancare una stacciolata sotto il sole, sotto questa qua, non è che sia una bellezza. Arriva il suo amico e comincia a prenderlo in giro. Cacchio, io sono qua a giocare, te sei che spende Tom Sawyer. No, ma guarda, questa cosa è una cosa bellissima, vuoi mettere la soddisfazione di vedere tutto il colore uniforme bello brillante sulla staccionata, vuoi mettere di sentire il rumore del pennello che si muove. È bello, ma voglio anch'io dipingere con te. No, no, non puoi. No, no, dai, fammi dipingere. No, allora, come minimo se vuoi dipingermi devi dare una birra. Tutta la birra. E quindi praticamente sfrutta il suo amico per fare il lavoro che avrebbe dovuto fare lui. Cioè, cosa fa? Lui trasforma quello che era un lavoro, in un gioco per il suo amico. Attenzione che i soldi possono fare l'effetto contrario, trasformare quello che potrebbe essere un lavoro piacevole in un lavoro vero e proprio. Anche perché uno dice, cacchio, ma se tu mi dai tutti questi soldi, questi incentivi, perché c'è una fregatura qua sotto, cioè. Se siamo legati troppo ai soldi vuol dire che il lavoro non è poi così bello. E quindi c'è la citazione, il lavoro consiste in qualsiasi cosa siamo obbligati a fare e il gioco consiste in qualsiasi cosa non siamo obbligati a fare. E poi un altro motivo per cui il denaro può essere pericoloso come incentivo è perché siamo portati a barare. C'è un esempio, si chiama Cobra Effect, cioè un aneddoto, non si sa se sia vero o meno. Il governatore britannico dell'India, ai tempi della colonia, si era accorto che in India c'era un proliferare enorme di cobra, di serpenti velenosi. Allora, dice, cosa facciamo qua? Mettiamo una bella taglia, diamo 10 rupie a tutti quelli che importano una testa di serpente. Sembrava una buona idea, peccato che i contadini indiani hanno cominciato a levare i serpenti. E quindi il numero di serpenti è aumentato. Il governatore se ne è accorto e dice no, togliamo questa cosa. Cosa ha fatto i contadini? Hanno liberato tutti i serpenti. Il numero di serpenti è aumentato enormemente. Quindi attenzione, quando ci sono i soldi in campo la gente cerca di barare e può non essere una cosa molto bella. Ok. Riconoscimento sociale. Diversi filosofi, cioè, non è una cosa. Uno dei punti che delle motivazioni più forti per il benessere è quello di essere riconosciuti dal nostro gruppo sociale. Lo dice anche Sigmund Freud, i due vettori che ci muovono sono il sesso, però anche qui come dicevamo prima lasciamo perdere, e il desiderio di essere grandi, di essere considerati persone di valore. Quindi massimo. Controllo. Quindi Seneca dice bisogna riappropriarsi di noi stessi. Il controllo è una delle cose che è più sottovalutato all'interno di un'azienda, il fatto che un dipendente abbia il controllo di quello che fa e possa scegliere come farlo, con chi farlo, con quale strumento, è una cosa assolutamente da tenere in grande considerazione. Quando ho preparato questa slide, quando si preparano delle presentazioni si parla sempre qualcosa, no, non sapevo, allora, autonomia, deriva greca, auto, io, con se stesso, e nomos, legge, quindi l'autonomia è io che do la legge su me stesso. C'è una parola che è quasi l'opposto, non è veramente l'opposto dal punto di vista puramente sintattico, ma è astinomia, dove nomos è sempre legge, quindi la legge dell'asti della città, visto che in Grecia c'era la città-stato, potremmo anche per estensione chiamare astinomia, dire la legge dello Stato.
E c'è una cosa curiosa che ci fa capire che cos'è l'autonomia e che cos'è il suo contrario, che astinomia in greco significa questa cosa qua, pulizia. Quindi l'inverso di una situazione di piena autonomia è uno stato di pulizia, potremmo dire. Quindi questa è una cosa interessante. Allora, progresso, dicevamo. Caspita, è importante il progresso, ma cioè, a voi piacerebbe lavorare così. Il fatto di avere un senso di avanzamento, un controllo, sto facendo qualcosa che sta andando avanti, sto facendo un progetto di 2 anni, poi alla fine del progetto andrà, non andrà, e verrà abortito, il cliente lo paga, non va, poi l'ha buttato via tutto, ma sembra importante avere un riscontro di quello che facciamo. E attenzione, il progresso è la prova del nostro impatto sul mondo esterno, e una cosa molto importante, è che il riscontro sia immediato su quello che facciamo, non fra un anno, fra 2 anni. C'è un aneddoto nel libro di Tony Sheck che dice nell'azienda in Zappos c'era una revisione ogni 18 mesi, si verificava il lavoro dei dipendenti cambiare la loro posizione, dare le promozioni. I dipendenti stessi hanno chiesto, no, 18 mesi sono troppi, facciamo un anno, facciamo 6 mesi, facciamo 4 mesi. È importante che alla mia azione in maniera molto molto immediata ci sia un feedback positivo. Poi, abbiamo parlato della felicità, ma diciamo, qual è il momento in cui ci si sente felice? No? Io ho un ricordo da bambino. Quando è arrivato questo giochino nel bar del paese di mia mamma, ragazzi, sto giochino, io arrivavo, non vedevo l'ora, mi davano le 100 lire, andavo lì, tac, mi ricordo quello che le 100 lire che andavano dentro, bellissimo, partiva la musica e questa cosa. Ero in sistema, in mondo di flow, come lo dice Lanny Pink nel suo libro, cioè staccato completamente dal mondo esterno. Il gioco è veramente una cosa che ti catapulta. Adesso questo qua, io ho una certa età, quindi mi piace questo, ma adesso ci sono delle cose un po' diverse, però vabbè, la base psicologica è uguale. Vediamo cosa, come che ci azzecca questo coso con il framework che abbiamo visto. Scopo, e cacchio, se non è chiaro qua lo scopo, cioè devo far fuori le linee, anche uno scopo tra virgolette simbolico, sono il bene contro il male, questo arriva, però lo scopo è assolutamente chiaro. Riconoscimento sociale, cacchio, io quando arrivavo, che facevo il record, scrivevo il mio nome, cioè era una cosa, poi arrivava mio cugino, mi fruttava sempre, però lasciamo perdere. Però quando arrivavo io, era una cosa assolutamente incredibile, riconoscimento sociale. Controllo, regole molto chiare. Il fatto che ci siano delle regole ci dice che è un mondo, il nostro, in cui non possono succedere cose strane, cioè possono arrivare gli alieni, possono sparare, però non è che può succedere una cosa improvvisa. La regola mi dà sicurezza, mi dà controllo sulla situazione. Poi vabbè, qua cacchio, il controllo, così c'è sto mouse, sto joystick che sparava manette, cioè avevo la sensazione del controllo sulla situazione. Senso di progresso, capita. Avevo gli alieni che mi scendevano, cacchio, sto le casette, lo stato delle casette, come erano distrutte o non distrutte, il punteggio, quante vite avevo, la musichina tonda, no? Che sempre diventava sempre più a un ritmo maggiore, cioè avevo assolutamente la sensazione che le cose stessero andando avanti. E come stessero andando avanti? Se vi parlo di extreme programming, poi sono troppo vecchio anche. Allora, extreme programming è il primo, potremmo dire, framework, metodologia agile, libro del 99 che ha avuto un grosso corso di scontro. È organizzato con 12 pratiche. Adesso le vediamo pian piano uno a uno e vediamo come ognuna di queste pratiche indirizzi uno dei punti della happiness che dicevamo prima. Ok. Iniziamo. Scopo. Ken Beck, l'autore del framework e del libro Extreme Programming, dice che per ogni sistema che noi stiamo cercando di sviluppare dobbiamo elaborare una metafora che la spieghi. E questa metafora ci dà lo scopo di quello che stiamo facendo.
e quindi utilizza il primo. Poi ci sono altre due pratiche. Il planning game, che è un gioco in cui gli sviluppatori e il rappresentante del cliente, il cliente stesso, giocano le carte, cioè decidono quali sono le storie che dovranno entrare nel prossimo rilascio. E proprio fanno un gioco, mettiamo questo, togliamo un'altra, se mettiamo questo ne togliamo un'altra, elaborano insieme un piano di lavoro. Quindi elaborano lo scopo del loro lavoro. I programmatori stessi, questa era una rivoluzione, adesso può essere una banalità, ma i programmatori stessi con il cliente. Vuol dire che nel team ci sono i programmatori, ci sono quelli che erano gli analisti, che non sono più analisti ma sono membri stessi del team, e ci sono i rappresentanti dei clienti. Quindi programmatori più rappresentanti dei clienti elaborano lo scopo dell'interazione e quindi hanno insieme una visione condivisa ed elaborano l'obiettivo. Team, Extreme Programming è una delle metodologie che mettono l'enfasi sulla costruzione di un team che addirittura è formato sia da programmatori sia dal cliente. C'è una squadra condivisa e quindi imbarazzante, dove qualcuno guarda un po' troppo, insomma, non è questo ovviamente il modo, però è capitato. È una delle pratiche che possono essere più creative, che possono creare più armonia nel team di lavoro, però può essere anche una delle pratiche che possono creare un po' di sguidi. Però in questo caso questo signore qua ha avuto un quarto d'ora un po' difficile. Social recognition. Noi proletari del codice siamo diventati padroni del nostro codice. Tutti possono andare a modificare tutto. Non c'è che tu, no, ma tu fai solamente le macchine virtuali, non ti ha detto lei, ma no, tu fai il UX del database, non toccare un cacchio. Tutti i membri del team hanno diritto, ovviamente non portano anche le conseguenze perché si fanno una cappellata, ci mancherebbe altro, ma tutti hanno diritto a essere proprietari di questa proprietà condivisa che è il codice. Coding standards. I coding standards sono importanti perché si legge meglio il codice, però i coding standards, se ci fate caso, è come, è un qualcosa che ci contraddistingue come team. Cioè, nel nostro team le parentesi graffe si mettono qua. Nel vostro team fanno, ma noi siamo quelli che facciamo l'H. Il nostro team ha questa ripolità, una ripolità che espressa anche del come si formatta il codice, del come si chiamano le variabili, del come si mettono i sorgenti sulle cosiddette. Coding standard è un momento di riconoscimento sociale. Control, sustainable pace, cioè andare ad un ritmo sostenibile. Mia mamma diceva in dialetto, stata presa, ma piano. Cioè nel momento in cui io riesco ad andare piano nel mio lavoro, vuol dire che ho il massimo controllo su quello che sto facendo e riesco a ottenere paradossalmente il massimo frutto. E anche questo, ovviamente, questa pratica di XP, quindi quello di avere un ritmo sostenibile per tutti i programmatori, è una delle cose che ci portano a fare il controllo. Altre pratiche che inducono controllo e fiducia nel team, se fare il TDD, se ho dei test è ovvio che mi sento di avere il controllo della situazione, se appena introduco un bug o si spacca qualcosa, si accende la lampadina rossa, cacchio, c'è la spia. Refactoring, che ovviamente mi porta ad avere un codice più pulito, la continuous integration, che mi porta anche qui ad avere un codice di produzione sempre testato, sempre pronto e sotto controllo. Avere un design molto semplice. Il planning game, anche qui è uno strumento di controllo. Il team sa benissimo quali saranno le cose che dovrà fare nelle prossime iterazioni, magari anche nelle iterazioni successive. Senso di progresso mi arriva dal fatto che farò delle release molto piccole, quindi non è che sono dentro il mega progetto. Io sono. Ma come si fa? Sbarra release, faccio una release, faccio qualcosa, la lancio in produzione, ho riscontro immediato. I test, nel senso, sono uno strumento di progresso. Quanti test abbiamo fatto? Qual è la full coverage? Quanti test di accettazione si passano?
come siamo messi, questo è qualcosa che ci dice a che punto siamo nel nostro lavoro. Poi c'è Scrum, su Scrum siete un po' più ferrati? Vabbè, Scrum è un'altra metodologia agile, vediamo un attimo se anche Scrum ha qualche elemento che ci parla di happiness. Ora sono andato a vedere la Scrum Guide con i due pontefici, cioè non solo nella Chiesa Cattolica ci sono due pontefici, anche in Scrum ci sono questi due signori qua. E capisci, loro lo dicono chiaramente. Questo è un gioco. Ha delle regole. Le regole ci danno sicurezza, ci danno controllo. Ok, quali sono gli elementi in Scrum? Mi danno lo scopo, allora, lo springono all'interno di ogni sprint, cioè di ogni iterazione, deve essere ben definito l'obiettivo dello sprint. E quindi cioè, più parlo di così, cioè abbiamo uno sprint backlog, addirittura un product backlog, cioè sappiamo in anticipo e in modo evolutivo quali sono le storie che andranno a comporre il nostro prodotto. Sto cercando di dire. In Scrum ci sono delle cerimonie molto precise, lo sprint planning, degli Scrum, queste sono momenti di riconoscimento sociale. Ci sono dei ruoli, gli sviluppatori, lo Scrum Master, il produttore. Avere un ruolo è un elemento di riconoscimento sociale. Poi ci sono quelle che a me proprio non piacciono, le certificazioni Scrum. Quella è la parte. Che però sono un momento di anche qui di riconoscimento sociale. Questo deve essere certificazione, io mi immagino che stiano facendo delle cose un po' fuori, questa la certificazione di Scrum Master, questo grande guru che dà il certificato al nuovo Scrum Master, gli impone la spada, cioè è ovvio che se un grande, cioè, grande guru assegna questo bollino blu di Scrum Master a qualcuno, questo Scrum Master qua rischia anche un po' di comportarsi a volte in modo che il nostro amico Eric Berra venne descritto in uno dei suoi giochi psicologici, il gioco dello psichiatra. Allora, siccome io sono un guaritore, sono un dottore, sono uno Scrum Master, c'ho il certificato che me l'ha dato quello là, che cacchio quello che col conto coglione. Cioè, se voi non sapete fare Scrum siete delle merde voi, cioè, capito? E questo il modo che secondo me è un po' dell'equilibrio, è uno dei tanti problemi delle certificazioni Scrum, secondo me. Allora, perché se lo Scrum Master si mette in questa posizione e provoca il team nella posizione opposta, tu sei il grande guru e io faccio apposta a non fare quello che dici te perché ti voglio fregare. In realtà l'atteggiamento giusto dello Scrum Master, di chi arriva nel team del coach, deve essere questo. Cioè, io ho studiato con serietà delle metodologie, ho studiato la serietà dei metodi, cerco di applicarli, vedo se funzionano, se non funzionano mi riadatto perché magari non è il momento giusto, non è il tipo di team giusto, faccio inspect and adapt, arrivo, provo, ma non è che perché ho la certificazione bollino blu che mi ha dato con il mio corso che ho pagato 5.000 euro, allora voi, se non fate quello che dico io, non capite niente. Allora, ritorniamo al nostro framework di Scrum, perché su Scrum c'è anche della buona. Il fatto che i team siano auto-organizzino è ovviamente uno strumento che dà controllo. Il fatto che i team siano cross-functional è fatto perché il team sia autonomo, non debba dipendere da quello che gli fa il database, da quello che gli mette il deploy la macchina, da quello, cioè il team deve essere autocontenuto, deve poter fare tutte le funzionalità che lo conducono alla produzione del prodotto. Anche qui per avere controllo ci sono delle regole molto precise, c'è cioè tutta la Bibbia dello Scrum, lo Sprint Backlog ci dice a che punto siamo all'interno del nostro sprint. La pulizia del backlog anche qui ci dice togliamo questo, mettiamo quello, quindi uno strumento di controllo. Information gradientos ovviamente ci danno un senso di progresso, e anche qui ritorniamo nel framework. Un altro momento per fare altri elementi che danno un senso di progresso sono sprint review, sprint backlog, tutte le riunioni degli scrum, la definition of done, cioè sono tutte
artefatti, cerimonie, metodi che servono, hanno uno scopo, ma il compito è quello di dare un significato, un senso di progresso, di avanzamento, di controllo al team che sta lavorando. Io concludo un paio di pensieri. Allora, attenzione, quando ci presentano un framework, quando ci presentano un modo di lavorare, dicono ma si fa così perché è più bello, perché in realtà è che noi facciamo, ci sono delle ragioni nascoste, ci sono dei meccanismi nascosti che noi dovremmo andare a capire all'interno di questo framework, all'interno di questo modo di lavorare, e dobbiamo capire bene per capire che cosa stiamo facendo. Finisco con la definizione di gioco di Eric Berne, anche se per Eric Berne il gioco ha un significato un po' diverso. Comunque, i giochi sono degli scambi di interazioni fra persone molto ben definite, molto schematizzate, che vanno a un risultato ben definito, ma che hanno delle motivazioni nascoste. Noi dobbiamo cominciare a capire che cosa sono queste motivazioni. Bene, io vi ringrazio, vi lascio un po', dopo vi lascerò le cose un po' di ok, di cosa, e vi prego di lasciarmi il feedback. Grazie mille. Domande? Se non ci sono, faccio io. Ah, sì, certo. Se tu dovessi prendere un team disfunzionale, chiamiamolo così, sì, quindi che è carente sotto tutti questi aspetti, da quale partiresti per primo o a cosa comunque daresti priorità e perché? Beh, innanzitutto bisognerebbe vedere la disfunzionalità da cosa nasce. Nasce dalle persone o nasce dall'ambiente? Questo è il primo punto. Nasce dal prodotto o nasce da qualche meccanismo nascosto perché questi hanno avuto un'esperienza pregressa difficile con magari lo Scrum Master di quello che abbiamo visto prima, piuttosto che non ci sono secondo me team disfunzionali così perché sono nati male, cioè sono nati male perché hanno delle ragioni, delle origini. Allora, innanzitutto la prima cosa è capire, io lavorerei essenzialmente sull'autonomia, perché spesso vedo che i team disfunzionali sono i team che sono abituati a non lavorare in autonomia. Questo è sicuramente il primo punto. Poi cercherei di lavorare un po' sulla mastery, sulla maestria, cioè cercare di dare alle persone il senso che quello che stanno facendo, che possono essere dei bravi professionisti, cioè che non devono per forza andare lì a spalare le tane. Cioè il loro lavoro è un lavoro bello, può essere un lavoro di colore. E su quello io andrei. Quindi autonomia e senso di maestria sono sicuramente il... E poi dopo capire se la disfunzionalità deriva dalle persone, perché c'è anche delle persone un po' difficili, o se arriva da un ambiente, dalla società, dall'azienda, dal mercato, da dove sono. Comunque secondo me sono quei due i punti chiave sul lavoro. Io invece ho utilizzando questa metodologia ho notato che ci sono sostanzialmente due effetti. Uno è quello che il team viene isolato rispetto al resto dell'azienda, ma isolato in senso buono, nel senso che gli input e gli output rispetto, non so, allo strato di management sono ben definiti e avvengono solo in certi momenti. L'altro invece è che tende a valorizzare il lavoro di gruppo rispetto all'exploit del singolo, nel senso che nel team c'è una persona particolarmente brava, di solito tutto il team che ne giova e non è solo lui che emerge rispetto agli altri. E questo responsabilizza personalmente un po' le componenti del team, nel senso che spesso se qualcosa non viene consegnato in tempo non è imputabile a una persona singola, non è proprio possibile imputare a una persona singola, diciamo, un demerito. E questo, secondo me, contribuisce tanto alla sensazione di felicità nel lavorare in una situazione di questo tipo, perché hai meno stress. E d'altro canto, non so, nel daily meeting questa cosa invece si capovolge, perché sei tu che devi parlare, dire quello che hai fatto e quello che farai, e sei tu proprio personalmente esposto. Quindi, cioè, secondo me questi meccanismi, questo framework di lavoro è
è veramente molto efficace. Okay. Sì, sì, sicuramente il fatto di creare uno spirito, una sensazione di squadra è una cosa assolutamente positiva. Cosa vuoi dire? Sì, io sto un po' assaggiando queste metodologie, però in molto ristretto. La mia domanda è un po' il contro di quello che ha detto lui. Questo deve responsabilizzare. Può avere la deviazione del mi sento competente, responsabilizzato e quindi il mio sforzo sarà minore perché tanto non è colpa mia? Sicuramente può darsi, però io vedo che nel momento in cui si mette l'enfasi sulla maestria, cioè allora, quando si gioca a pallone non c'è nessuno che ci tiene a essere lo scarpone della squadra, cioè è vero, poi dopo magari è il centravanti di grido che piuttosto che nella pallavolo la schiacciatrice, però tutti hanno per osmosi un senso di desiderio di miglioramento. Quando si gioca con della gente di valore, si cerca di giocare meglio tutti. Quando si gioca con un allenatore che non vale niente, con dei compagni che se ne fregano, si gioca tutti male. Quindi è vero che certe volte posso dire vabbè, tanto vabbè, io gli butto la palla a quello là, poi ci pensa lui, e io... però il fatto di essere alla sua altezza è una cosa che secondo me stimola. Il fatto della maestria, se è una vite che si può girare in senso molto positivo e nel senso della responsabilità. Quindi io lo vedo in quella direzione, cioè giocare sempre sul... Anche tu, che vabbè, non sarai Linux Torvald, puoi essere un ottimo programmatore, puoi essere un programmatore migliore oggi e domani ancora. Questa è la cosa su cui giocare. Cioè, la mia è più che altro una curiosità. Fino a 5-6 anni fa le metodologie agile erano usate appunto per migliorare, ma adesso non si sta vincolando un po' troppo separando Scrum, XP, cioè la mia domanda è, nel momento in cui lavoriamo agile non dovremmo considerare una persona più brava rispetto al team? Cioè tu hai tutto il team che ti rende importante, diciamo, ti fa sentire meglio, ma in quel caso ha senso lavorare in XP per formare anche l'altro team. Cioè questa divisione tra i due, tra chi ti scambia e XP. Sì, cioè man mano che aumenta, cioè man mano che si va avanti col tempo, sto notando sempre molta divisione tra i due. Invece ci sono, cioè quando ho studiato ai tempi era un qualcosa del pigliamo il meglio di tutto, cioè non doveva essere vincolante al framework. Penso che tu abbia sottolineato il ragione. Scusa, vuoi finire? No, era cioè la curiosità. No, penso che tu abbia sottolineato il ragione, ma secondo me c'è anche un motivo, cioè allora c'è questa vulgata popolare per cui XP è più difficile di Scrum. Quindi so che il mio team, vabbè, sono mezzo cazzo, facciamo Scrum. Compriamo Scrum, perché alla fine così, spesso nelle aziende il management dice dobbiamo migliorare, cosa compriamo sul mercato per migliorare? Compriamo due server, quattro database, Scrum, un coach, cioè cosa compriamo? C'è una mentalità un po' distorta, Scrum diventa un prodotto anziché Scrum, l'agile diventa un prodotto anziché una filosofia, un modo di pensare, un dare responsabilità e fiducia alle persone. È un prodotto, sì, vabbè, dai, deployiamo due cluster Kubernetes e quattro Scrum Master, cioè, diventa un po' quella la cosa. E quindi per quello secondo me si sta distorcendo. Trovo che la tua osservazione sia... Ah, la mia curiosità era proprio... No, ho anche la stessa sensazione. La mia opinione, magari mi sbaglio, però lì che ormai Scrum è diventato un prodotto scaffale e... Per tenere l'armonia al gruppo anziché migliorarla. Sì, ma per quale motivo? Perché appunto ci sono quegli Scrum Master che arrivano, cioè questo. Io ho fatto il corso con Giovannino, sono super mega Scrum Master, voi non capite niente, se non capite le cose che dico io, voi siete delle merdacce, è ovvio che come puoi far crescere le persone quando tu parti da un posto? Però, cioè, adesso il consulente arriva e deve fare, cioè insomma, si deve anche un po' vincere il consulente, deve andare a caro manager, guarda, non sono figo, se tu c'hai qua quattro programmatori, no, io sono veramente figo. Quindi secondo me è quello anche un po' il fatto che
uno dei tanti fatti, poi non sempre così, che non suonano bene ultimamente in questo tipo di metodologia. Forse la sparo un po' grossa, però sì. Secondo me questo tipo di metodologie applicate nello sviluppo software aiutano anche a colmare un buco che è quello, posso dire, la mancanza di tutela per i lavoratori del nostro settore. Tutela, parlo proprio di qualcosa di simile a un sindacato. E io dico questa cosa perché fondamentalmente è uno strumento che porta un maggiore peso nella leva contrattuale dalla parte della gente che lavora, della gente che fa operativamente qualcosa rispetto a quella che gestisce. E dal canto mio, cioè, secondo me, questo tipo di metodologia a volte non è ben accetto per questo tipo di motivo, perché sposta appunto la leva contrattuale verso una parte di lavoratori in azienda che non dovrebbe averlo. Cioè, no, questa diapositiva qua non è a caso. No, sì. Ma... Cioè, è vero, cioè, nel manifesto agile si dice prima le persone rispetto ai processi. Se ci pensate è una bella riduzione. Anche il fatto di darsi un'organizzazione di lavoro che è semplice da adottare, però non è un concetto banale, e dal punto di vista dei lavoratori è un grosso passo avanti. Certo. Cioè il fatto di essere parte di un meccanismo che porta a essere più produttivi, a migliorarsi come professionisti, cioè non lo vedo così distante rispetto alle organizzazioni sindacali che cercavano negli anni 60 e negli anni 70 a portare qualcosa di buono per gli operai in fabbrica. Cioè una forma diversa, però con uno scopo che potrebbe essere più o meno... Assolutamente sì, poi dopo cambiano le situazioni con tempi e quello... C'è da dire che in realtà poi dopo, spesso, quando si compra il pacchetto Agile, il management cosa compra? Io voglio comprare la predicibilità. Quando abbiamo Agile facciamo delle iterazioni più piccole e quindi posso fare dei piani più precisi e quindi il management acquista la predicibilità, vorrebbe acquistare la predicibilità. In realtà si dimentica che nel pacchetto, perché tutto possa funzionare, la cosa fondamentale è dare importanza alla persona. Cioè il programmatore contratta col cliente o col proxy del cliente, non è lo scopo della iterazione. Cioè, questa cosa è fondamentale. Dal mondo in cui ti arrivava un documento che poi era passato in un altro ufficio, e ti arrivava sul tavolo e tu dovevi fare il bottone blu, cambia completamente dalla situazione. Però spesso si vuole acquistare lo strumento, con Scrum il team arriva più veloce, con Scrum so subito se fallisco, cioè, ci mancherebbe solo dei valori, alla fine si deve produrre un prodotto e bisogna fare dei soldi perché se non questi fini non certo. Però non è solo quello. Comunque anche su questo sono tutto. Io ho un'osservazione e una domanda. Sì. Allora, osservazione, sento sempre in tutte le presentazioni su Agile che il programmatore che contratta, che definisce lo scopo, che da chi gestisce. Tendenzialmente, se non si parla di time and materials, abbiamo sempre perso. Quando il programmatore contratta e definisce lo scopo, l'abbiamo sempre preso in quel posto e abbiamo sempre perso soldi. Quindi, ci credo, ma per quale motivo secondo te? Perché tendenzialmente il programmatore non è un commerciale. Non è un commerciale, quindi non sa tutte le dinamiche, non sa neanche gestire il cliente. Quindi il programmatore è bravo, se va bene, un programmatore è bravo a programmare, non sa neanche che il cliente non parte in buona fede, ma il cliente parte da un'ottica di business, di risparmiare soldi, quindi per quello che ci mette ottenere un valore molto più alto rispetto a quello che dovrebbe, e quindi si ricade in quella situazione lì. Quindi da chi è un'agenzia di servizi come la mia, guardo questa cosa con molto cautela. Se parliamo di prodotto, sì, potrebbe essere, cioè, un cliente interno con cui tu stai contrattando le varie feature, eccetera, eccetera, perché è interesse suo fare un prodotto più di qualità. In questo caso sono d'accordo. Okay.
magari poi questo è un... Sì, sì, no. È un'altra conversazione. No, allora, un po' più ampia. Questo, cioè, allora, questo vi ho presentato l'ideale, però non ho detto che sia... Assolutamente. Però un paio di annotazioni. Uno è che noi, come, non so se avete sentito mai Jacopo Romei che parla di contratti agili. Sì, extreme contract. Cioè, a un certo punto noi dobbiamo anche sceglierci i clienti. Quando possiamo. Se siamo abbastanza bravi possiamo sceglierci i clienti. Sì, fine. Cioè, possiamo mettere anche il prezzo 10.000 all'ora, però... No! No, nel senso, mi scelgo il cliente e se non posso sceglierlo, cerco di costruire con il cliente un rapporto di collaborazione, sì, e non un rapporto di... nel contratto non c'era la clausola 3.5, quindi adesso questo, tutta questa settimana non te la pago per... Cioè, lo sforzo, allora, mi rendo conto che è molto difficile, mi rendo conto che non è sempre possibile, mi rendo conto che viviamo in un mondo... Però se noi riusciamo ad alzare il livello nostro di qualità di quello che produciamo, possiamo arrivare ad un punto in cui possiamo selezionare il cliente e possiamo selezionare il nostro modo di lavorare. Toyota, volendo fare un prodotto di qualità, ha instaurato con i suoi fornitori un rapporto di fiducia, non più un rapporto cacchio ti pago la metà di quello che so che ti costa perché tanto comunque se non lo fai per me ti fotti, cioè è un modo diverso. Se noi vogliamo lavorare sulla fiducia, se noi lavoriamo sulla qualità, se siamo abbastanza bravi per farlo, perché se vabbè, ragazzi, se laviamo i piatti al ristorante non è che possiamo fare questo contratto di fiducia, se facciamo un lavoro di qualità che in pochi sanno fare possiamo costruire, penso. Poi io vi parlo del mondo ideale, se vi parlassi delle schifezze non verrei a fare la presentazione, hai ragione. Prossimo talk sulle schifezze. Hai ragione, cioè non dico... seconda cosa, scusami. E da qui mi riaggancio a questa cosa, la domanda. Oltre ai fattori di motivazione, chiamiamoli positivi, perché il conoscimento di gruppo, non so, il tuo progresso a Kanban, sei lo Scrum Master, tutto a posto. Qualche fattore di motivazione un po' hardcore, negativa, nella tua esperienza? Hardcore negativa nel senso da introdurre nella squadra, quindi non parliamo di licenze tutti quanti, però di una cosa un po' allora, che mette di pepe. Allora, prima di tutto, come ti dicevo, ho sottolineato il fatto che tutto questo discorso della motivazione vale quando noi stiamo facendo un lavoro altamente creativo. Sappiamo che certe volte non facciamo un lavoro altamente creativo. C'è una certa cosa. Io, settimana scorsa, ho fatto un programma per stampare le etichette con il codice a barre da mettere sulle frange. Mettete la sto gran figata. Magari in quel caso lì, anche il fatto di avere un incentivo economico o un disincentivo economico se non lo fai, in certe case può essere. Poi, anche in alcuni casi, una scrollata al team ci vuole. Adesso, purtroppo ieri sera il Milan ha perso 4-0, però quando è arrivato Gattuso, dopo l'altro allenatore, li ha tutti presi tutti a pedate nel sedere, questi si sono dati un po' la scrollata. Cioè, quindi non è che sempre il fatto della motivazione è ma bravo, e poi dipende anche dalle persone. Ci sono delle persone che vengono, lo Scrum Master, il coach, deve capire le persone che ha di fronte, sono le persone che devono essere comprese, stimolate, coccolate, sono le persone che ogni tanto gli devi dare la scolata. Quella è l'abilità che fa il grande coach da il coach agli occhi. Quindi a volte una scolata, c'è stato mi ricordo in un progetto in cui il mio capo è sempre stato molto comprensivo, ma c'era un progetto che non riuscivamo a portare avanti. A un certo punto io l'unica volta che l'ho sentito, ha fatto una riunione, si è incavolato con una biscia. E in quel momento serviva, ci ha dato uno scrollone. Non è che sempre va bene essere comprensivi, sicuramente è importante, sicuramente è valutare la cosa. Però se lo scrollone è, io ti stimolo, non perché sei una merdaccia, ma perché so che puoi dare di più, allora secondo me può essere produttivo. Senti, per quanto riguarda i rewards, cosa... Rewards in che senso, scusa? Come fai a riconoscere con quale forma il merito?
Ah, il reward, scusami, non lo sento da parlare. Il merito. Allora, io te lo do una cosa. Fai 10 persone. Come fai? Quale criterio usi? Allora, è una cosa molto, molto difficile. Però, dirò un'esperienza. C'è stato proprio una volta di avere un incentivo ad personam all'interno del team. Noi come team l'abbiamo recitato, ma per un motivo, perché secondo me, secondo noi, questo poteva essere il momento di distruzione del team, perché alla fine della fiera, lo sappiamo tutti, quando io vado a fare il commit su Git, lo vedo chi ha fatto la cappellata e il bug, e dice, cacchio, quello lì è... Il fatto del reward è estremamente, può essere un fattore, nel senso dei soldi, può essere, come dicevo, in alcune situazioni un bene. In altre situazioni, io mi sono, ti parlo della mia esperienza, per fortuna mi sono sempre trovato in team di persone oneste, di persone valide, di persone che dopo tutto ci tenevano a lavoro. E quindi il reward vero era il fatto di sentirsi dire hai fatto un buon lavoro, il fatto che il cliente ti telefoni e ti dica cacchio, però questa cosa che mi hai fatto va bene. Allora, non dicevo prima, adesso questo lo metto, però cioè, ci vuole anche la parte, però penso che dato, sì, che dato un livello salariale dignitoso e giusto, secondo me conta quasi di più il fatto di, non so, come premio ti mando a fare questo corso a Londra, come premio vai, cioè delle cose quasi non tangibili e poi soprattutto delle cose che non siano preparate, cioè che, perché se io faccio il modello stimolo reazione, stimolo reazione, a un certo punto se mi manca lo stimolo non ho più la reazione, cioè se io lavoro solamente perché so che se faccio bene questa cosa mi danno il premio. Poi mi danno il premio. Dopo se non mi danno il premio ci rimango altro. Invece il premio deve essere un po' inaspettato, deve essere un po'. Questa volta facciamo per tutti un aumento, una tanto di questo mese dello stipendio. Diamo un premio, facciamo una cena, facciamo che ne so, tante, vi mandiamo in gita, facciamo una cosa, una settimana di incontro. Forme non strettamente economiche, però questo dipende dal fatto che tu abbia a disposizione un team di persone oneste, non è sempre facile. E quindi, tornando a quello che diceva Mica, certe volte se tu vedi che c'è una mela marcia, no, ce ne fai tutte, però a un certo punto devi trovare un modo per... Persone oneste, persone che si impegnano, persone che possono meritarsi, ma mediamente vedo che le persone se vengono trattate bene rispondono bene. Vediamo. Ma non tutte. Poi, non so se... Non ho la bacchetta magica, molti avranno le soluzioni migliori del mondo. Sì, no, io più che altro sui due argomenti richiesti prima, in teoria lo sviluppatore che parla col cliente, sì, magari è una gran bella soddisfazione, ma non è esattamente l'opposto di quello che vorrebbe la Scrum. Nel senso, non ci vorrebbe una figura appunto che filtra le rotture che arrivano agli sviluppatori, cioè io sto sviluppando, siamo un team di 5 persone che sviluppa, però c'è il cliente che manda le mail, poi c'è sempre diciamo la seconda persona del cliente che manda le mail leggermente diverse, è tutto tempo che il team perde. La Scrum, da quello che diciamo so, vorrebbe una figura che faccia il filtro. Sì, no, assolutamente. No, ma allora il fatto che ci sia il rapporto diretto tra il cliente e lo sviluppatore diretto vuol dire che primo lo sviluppatore stia capendo che cosa cazzo sta facendo. Cosa vuole il cliente? Bravo. Esatto, ma fammi questo servizio che risponde, quando ti arriva 5 mi risponde 15. Cioè capire il contatto col cliente vuol dire, ok, ma il lavoro che sto facendo, a cosa serve a una persona fisica reale che utilizza il nostro sistema? Il gol, fondamentalmente. In quel senso, poi questo non vuol dire, anzi, sicuramente
una bad practice quella che lo sviluppatore mentre sta lavorando è bombardato da email, Skype, telefonate, ma quello non è contatto col cliente, cioè quello è invece qualcuno che fa da sai, con quegli ometti nel football americano che cercano di proteggere il lanciatore di palla. No, contatto col cliente io vedo sicuramente allora capire di che cosa, qual è l'utilità del mio prodotto. E questo lo ottengo solamente se parlo con chi questo prodotto parlo, ho un contatto diretto con la persona. Se sto facendo un prodotto per la pubblica amministrazione non è che posso andare, oppure con le banche, non posso andare dal grande... Però avere un contatto con un prossimo, capire essenzialmente che cos'è il significato di quello che sto facendo. E a un certo punto avere la possibilità, non dico di decidere perché non sempre è possibile, io ho lavorato in team piccoli, succede, team piccoli con clienti piccoli, può essere... in grandi complimenti, grandi, magari no, però avere la sensazione che uno sviluppatore possa dire un'opinione che qualcuno lo ascolta, poi dopo la valuti, sì, no, ci mancherebbe, come dice Mica, ci sono anche delle questioni economiche che lo sviluppatore dice, ah sì, ma sarebbe, il cliente mi ha detto che gli piacerebbe mettere dentro questa feature, sì, però spiega con giorni di lavoro, mi costa quanto, sì, la cosa importante secondo me è il cliente e lo sviluppatore devono avere un rapporto, nel senso che lo sviluppatore deve avere la piena coscienza dell'utilità del suo lavoro, non devo fare questo service, una transazione, ma cos'è questa cosa? Quindi quello sì, hai anche su questo ragione, non sempre possibile, sicuramente non deve esserci il mitragliamento del... Il contatto diretto era in questo senso, sì. Non... Poi ogni tanto fa bene anche quello, secondo me ogni tanto... No, sì, no, nel senso che io vedo lavoratori di sviluppo che non hanno mai contato con il cliente. Loro fanno, se ne fregano, poi dopo fanno delle maschere video, tanto per darti un esempio. Che per mettere i campi bisogna fare 15 passaggi, 7 click, tirare dei corvo, ma tanto loro cosa ne fregano? Non è che devono usare quella maschera lì per mettere dentro 5.000 record per giorno, loro ne mettono 4 di prova, insomma. Il fatto invece che andare dal cliente, vedere come il cliente usa veramente il prodotto e dire cacchio però se ne fai 4 volte sto movimento qua va bene, se lo devi fare 40 volte in un'ora magari cerchiamo un modo un po' più. Il fatto di essere al contatto col cliente c'è proprio va bene. In dose limitate. In dose limitate, sì, perché in teoria poi lì entri nell'analisi. Cioè, con la verità ci vuole, però il fatto che lo sviluppatore intanto veda veramente un utente vero e non solo un momentino sulla roba. Ah, è una bella soddisfazione. Però appunto ti credevo, cioè non no, ci no, no, è una cosa che ti muovo io perché ti telefono, aspetta, c'è una cosa, ti ho devi spingere tutto, so, però poi così. Grazie. Ci siamo? Va bene, allora grazie mille. L'ultima cosa, estraiamo la licenza per i